Ciao, che te va a magna? Oggi sono proprio contento, sai perché? Perché continuiamo questa cosa che stiamo facendo un po', di far riscoprire i piatti tradizionali, veloci, che uno si fa di solito quando va di fretta o quando non sa che magnasse, in chiave domenicale. Che vuol dire in chiave domenicale? In chiave che te la fai quando c'hai un attimo di tempo libero, che vuoi te la mangiare quella cosa semplice ma buona col trucchetto, sei d'accordo? D'accordissimo. È giusto? Lo state apprezzando? Se avete altri piatti, di questi piatti un po' così, tipo la pasta al salmone, tipo la cacio, questi piatti un po' semplici che però volete riscoprire, scrivetemelo che io li faccio. Perché oggi facciamo la pasta per eccellenza dello studente, sì, di quello che va di fretta, pure. La madre che non sa che fa da mangiare la sera, la famiglia, pure. La pasta col tonno rossa. E qualcuno di voi starà dicendo: ma già l'hai fatta? È vero, ma l'avevo fatta in inglese. Quindi oggi ve la faccio vedere in italiano con dei nuovi trucchetti. Proprio che voi direte: mamma mia, che pasta col tonno che me posso fare? Cioè, non è quella sugo e tonno facile che se una si fa di solito così in 3 secondi. No, è una pasta col tonno facile lo stesso, ma un po' più studiata. Sei d'accordo? Iniziamo, vediamo gli ingredienti. Allora, tonno sott'olio, buono, limone, pepe, sale, prezzemolo, basilico, pomodori, capperi che sto dissalando, olive da giasche, alici, un bel rigatone, buono, aglio, questo è aglio fresco, aglio secco anche va bene, cipolla di Tropea e peperoncino, olio, sale e basta, insomma sale avevamo già detto, olio e basta. Iniziamo subito, da che si inizia, caro? Dal soffritto, certo. Benissimo, famo un soffritto di quelli seri, Famo un soffritto di quelli seri, di quelli fatti bene. Tonno chiama cipolla come al solito, come l'altra volta che abbiamo fatto il panino, no? Tonno e pomodoro, quindi cioè, spucciamoci. Soffritto di Tropea. Facciamo un soffritto di Tropea. Allora, cipolla, ce la andiamo a tagliare così, fina fina. Buonissima, questa pure a crudo è buona, eh? E infatti l'altra volta nel panino l'abbiamo messa a crudo, andate a vedere il video dopo. Perché poi tra l'altro gli ingredienti sono simili di quel panino, eh? Giù la cipolla. Benissimo. Aglio fresco. L'avete mai visto l'aglio fresco? Io l'ho scoperto da poco. Vedete? È aglio solo che è fresco. È un po' più delicato, ok? Contiene un po' di acqua, è perfetto per essere messo affettato. E vai, raga, e voi dite: oh, ma l'aglio tritata la cipolla, che se le cuciamo bene non ti puzza l'alito, ok? Ti puzza l'alito quando le cucini male. Peperoncino 2, perfetto. E accendiamo il fuoco, olio extravergine, e il soffritto parte. Top, così. Che cosa metto sempre io, caro? I capperi, i gambi di basilico e di prezzemolo. Guarda qua, basilico giù e prezzemolo. Questi danno un profumo eccezionale, diverso dalle foglie, raga. È il profumo che danno i gambi, è diverso dal profumo che danno le foglie. Quindi mettiamoli, non li sprechiamo, che so, questi sono oro, ti cambiano il piatto nello spaghetto con le vongole, nella pasta col tonno, nella pasta con le alici. Mettiamo i gambi delle erbe che abbiamo, fanno la differenza. Ok, e iniziamo qua a far fare tutto. Come si dice in francese? Rigolet. Bravissimo, hai studiato, si vede? Io faccio linguistica. Ah, ok, sfrigolè. Esattamente, sfrigolè. A questo punto ci prepariamo le alici. E io vorrei dire una cosa, vorrei soffermarmi su queste alici. Guarda quanto sono belle. Guarda quanto sono grosse. Sott'olio, stupende, magnifiche, una bomba. Ci stanno una favola, perché danno quel sapore profondo di mare le alici. Due bastano, una persona. Già il soffritto ci fa sognare. Mettiamo basso basso, ok? Passo basso e lo facciamo come al resto delle cose. Sfrigolè. A questo punto ci prendiamo i pomodori. Pomodorini. Mamma mia, okay. Senti l'odore già. Ecco, ce li tagliamo così. Lo ho trovato oggi al mercato. Eccoli qua, vai. Spicchietti. Facciamo un bel sughetto di quelli seri, ragazzi. Se non avete i pomodori freschi va bene anche un buon pomodoro pelato. Va bene pure la passata, per fare cose fatte bene, capito? Guarda qua. Diamogli amore a quello che facciamo. Pomodori. Rialziamo un attimo il soffritto.
Ecco, guarda che bello, vedi? Guarda che bello. Via i gambi. Allora, qua goccio poco poco di acqua di cottura, quindi non si brucia niente. E voi qua dentro, senza pomodori, già avete la base per una pasta del tonno in bianco, col tonno in bianco, divina. Guarda qua, vedi? Guarda che sughetto che abbiamo creato in 3 secondi con 3 cose in croce. E questo è il bello della cucina, esaltare quello che abbiamo, ok? Pomodori in... Perfetto, pizzico di sale alla grande. E qua facciamo fare questa salsa veloce, ci vorranno 4 minuti a creare una salsa magnifica. Nel frattempo ci prendiamo il prezzemolo e ce lo tritiamo in mestiere, ok? Ricordiamoci che è una domenica fantastica e stiamo cucinando per una persona a cui vogliamo bene o su cui vogliamo fare colpo, e stiamo facendo la pasta col tonno perfect. Comunque guarda, oh, ieri stavo in giro e uno mi fa: oh, lo sai, grazie a te mi sono fidanzato. E... è stato uno dei complimenti più belli che mi hanno fatto. E... poi però mi fa: però ho preso pure un palo. Allora ha compensato, capito? Però è un pezzo che ha preso il palo per piatto. Io penso che ha preso il palo perché quella non gli piaceva a lui. Però penso che la cucina sia... oh, raga, con la cucina si rimorchia, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Se lo fa bene è grazie a te, se lo fa male... però no, no, io non, infatti non dico che è grazie a me, però dico che può darsi che questo ha fatto colpo grazie a un mio piatto, perché la, raga, la cucina si rimorchia, ve lo dice uno alto 1,60 m. Con la cucina si rimorchia, infatti avete capito? Infatti si vede, stai pieno, stai. Ah, adesso non devi dire i dettagli, eh. Ve lo dico io. Con la cucina si acchiappa. La metti sempre che... cosa? Che la guaglia non c'è? Ma io mi voglio fidanzato, ho detto. Che c'entra, raga, la guaglia non c'è. Allora, facciamo un mucchietto. Vedete? Coltello affilato, raga. Cioè dovete avere un coltello affilato. Senza coltello affilato non si può cucinare. Ok, il coltello affilato ti fa la differenza, ti fa lavorare più veloce, ti fa lavorare più pulito, ti fa lavorare più in sicurezza. Guarda come sta, guarda, vedete la differenza tra un prezzemolo tritato male e un prezzemolo tritato bene. Il prezzemolo tritato bene non si appiccica sul tagliere, il tagliere è asciutto, perché io lo sto spezzando questo prezzemolo, non sto a martoriare che lascia tutta la clorofilla sul tagliere, no, lo sto tritando bene. E il prezzemolino tritato, più lo fai fino e più rimorchi. Mo scrivi qua sotto: prezzemolino tritato, più lo fai fino e più rimorchi. Ecco. E questa frase, ripeto, ditela, ditela, perché fa ride. Quindi, ma perché? Perché fa? E tu parti subito, capito? Ti e poi dici: t'avevo detto! A lezioni di rimorchio. Regola numero uno: inizi a parlare con una ragazza, no, attenzione a te dal prezzemolo. Parlano i gesti. Che comunque, dici tra le cose, non dovrebbe essere male. Ti è così fino, lo tritiamo io e Edward mani di forbici. Quando c'è il sughetto, aggiungiamo un po' d'acqua. Portiamo a ebollizione il tutto e vi faccio vedere la prossima mossa. In realtà la prossima è buttare la pasta. Se non te la mangi. Ok. Abbiamo una base di pomodoro con 2 acciughette, con un po' di cipolla e aglio. Adesso dobbiamo renderla pasta vera, pasta col tonno, pasta che ti dico: oh, wow! Come si fa? Lo dico subito. Allora, olivette da giasca. Perché l'oliva da giasca, ragazzi? Rigorosamente intera. Esatto, sei senza osso, perché sennò poi dai, finisce all'ospedale la pasta col tonno. Perché l'oliva da giasca, ragazzi, significa ricerca. Tu hai cercato quell'oliva, non hai preso un'oliva qualsiasi, tu hai preso l'oliva da giasca. Ecco. E poi qua abbiamo i capperi di Pantelleria. Ma secondo te sono di Pantelleria? No, non sono di Pantelleria questi qua. Ma tu diglielo uguale che sono di Pantelleria, che questo è contento. Vabbè, però sembrano di Pantelleria. Ma certo. C'hanno anche di Pantelleria. Eh sì, perché parlano un po' siciliano. Capperi giù, mi raccomando, distratele bene sti capperi, eh. E qua c'è un sugo, che è? Questo sugo è la base per la... sembra una parolaccia. Non lo so. La pu... puttanesca. Sì, sì, è la base per la puttanesca. Tra l'altro abbiamo fatto anche la ricetta da puttanesca, andatela a vedere. E invece no, perché a questo punto andremo a mettere il tonno. Non proprio a questo punto, tra poco, tra circa un minuto, quando mi si restringe un po' la salsa e io posso finalmente spengere questo sugo spaziale. Giù con una parte del prezzemolo, qualche fogliolino di basilico e finalmente, mamma mia ragazzi, che sugo abbiamo fatto, finalmente il nostro tonno sott'olio
Buono, buonissimo. Abbondante sto tonno. Mettetecelo il tonno. Fate le braccia corte, eh. Lo andiamo a sfragnare direttamente qua dentro a fuoco spento. Vedete ragazzi, guardate qua. Guardate qua che robetta che abbiamo fatto, vedete? Mamma mia. Sto a sussurra perché mi pare troppo buono. Guardate che sugo buono. Un sugo che tu ti potresti mangiare al mare. Mamma mia. Non pare pasta col tonno d'ottoio, pare pasta qua a Cernia. Guarda qua. Guarda qua. In questo nettare di vino ci andiamo a scolare la pasta al dente. E ho usato una pasta di quelle serie, eh? Buona, perché due o tre ingredienti, proviamoli fatti bene. Facciamo ritirare questa salsetta che si è creata qua dentro per una cremina top. Non si batte proprio. Bene, questo è quello che voglio. Tengo il fuoco a fuoco spento. A fine cottura così dà una freschezza incredibile. Ci sta troppo bene. Boccettino d'olio finale. E spadellata sicura. Adesso io ti voglio far vedere questa pasta. Guardala. Ma non vedi che è? Mamma mia. Questa ti posso dire? Il rapporto qualità prezzo? 10. Non si batte. Non si batte. Questo maestro l'ho comprato quando andavo nei mercati a cucinare. Bei tempi. Mercati di Roma. Guarda qua. Guarda qua quanto ben di Dio c'è. Abbondiamo, eh? Che c'abbiamo fame, abbiamo fatto fatica. Questa è proprio una coccola, sta pasta. Se il prezzemolo è tritato fino, mettetecelo alla fine che vi è bene. Se lo tirate male, no. È un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, quindi assaggiamo. Questa è la pasta col tonno finale, si batte proprio, troppo buona. Mi raccomando, dopo questa iscriviti al canale, attiva la campanella, commenta, metti mi piace e fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.